Bene, volevo fare questo video per spiegare bene come funziona FranVR.io e l'alba del cinema, quella piccola mostra che ho fatto. Quindi clicchiamo su questo link che trovate sul mio sito Facebook e vedete che entriamo automaticamente in FranVR.io. Ora, cercate di verificare, ma probabilmente ce l'avete già pronto, che comunque l'accelerazione grafica si attiva perché altrimenti non va avanti. Ok? Quando entrate vi dice sono 7 spots left, ok? Quindi siamo entrati. E la prima cosa che vedete è un esperimento più che altro, un PDF di un mio documento. Questo documento si può zoomare. Come si zooma? Si zooma praticamente cliccando sul documento, appare il nome del documento, si fa zoom in e quindi si può leggere comodamente il proprio documento. E quindi comodamente adesso manca la possibilità di andare a una pagina specifica, trovo, perché Gotu non fa quel mestiere lì, cliccando da qualche parte va via praticamente questa cosa qua, quindi va via questa. Però la cosa più importante è andare praticamente a vedere la mostra. Ora la mostra, vedete che c'è già un Salazar dentro, perché è entrato da un'altra cosa, e qui abbiamo i primi film. Vedete che c'è praticamente questa è l'uscita dalle fabbriche Lumière, che se clicco vedete che compare il zoom in, entriamo e qui vedete possiamo sentire la musica e playare, e quindi vedete che compare adesso. Probabilmente non si sentirà il video dalla musica, però si può vedere tranquillamente molto meglio questa cosa. Per non vedere queste cose basta mettere il cursore fuori e per uscire da tutto clicco fuori e quindi fatto. Allora andiamo a vedere qualcos'altro, quindi sempre il punto doppio, quindi vediamo tutti i vari film e con lo stesso trucco, quindi clicco sul quindi no, non fa il focus. Ah sì, il focus lo fa, però bisogna fare cliccare qua. Perché si clicca sull'immagine, quindi si fa zoom. Il problema è che l'immagine non è esattamente dove pensate, perché sopra c'è questa cosa qua che la ricopre, quindi in questo caso bisogna andare fuori dalla label questa, che lo vedete, lo capite perché compaiono le varie indicazioni. Okay? La stessa cosa, anche se noi vogliamo leggere e fare lo zoom su questa roba qua, clicchiamo, vedete qua, non qua, perché se clicco qua, in realtà sto cliccando praticamente il testo, e invece se clicco qua un pochino spostato, vedete che compaiono i simboli e posso fare lo zoom. Ok, quindi posso vedere con calma, tranquillamente, e se c'è un audio, questi video, molti di questi video non hanno l'audio, posso sentire anche l'audio. Ok, quindi questo, facciamo ancora la prova su quest'altro video, che sono il salto della coperta. Vedete che qua c'è compaiono i simboli, quindi se clicco, ah no, questa. C'è sempre il fenomeno che c'è la cosa, quindi vado qua, ok, zoom in, e quindi posso vedere tranquillamente il salto, quindi il mio video, ok? Adesso c'è qualche attimo di ritardo, di lag, clicco qua, esco fuori, e quindi vedo tutto. Allora, questi 10 pannelli che sono dentro, in teoria, sono stati creati chiedendo all'intelligenza artificiale quali erano i film che potevano ammirare nella prima proiezione mai fatta di cinema a Parigi il 28 dicembre 1896. Quindi sono video che praticamente sono stati fatti quell'anno e l'anno prima, tra l'altro hanno fatto una valangata di video in quegli anni lì. Quindi erano attivissimi. L'unica cosa è che probabilmente qui abbiamo qualche piccola allucinazione, cioè non è detto che questi video siano esattamente i 10, anche se è realistico che siano questi. Insomma, sì. È questo il genere di video che vedevano nell'1895 e 1896.
E quindi per mettere su questa mostra ho semplicemente cliccato sul più, in quanto proprietario della cosa, gli ho detto di mettere il video appunto, e poi gli ho messo il testo per descrivere, diciamo, cos'era quello che stiamo vedendo. Ok, questo è giusto per chiarire, per semplificare appunto i piccoli trucchi, la piccola trappola dove cliccare. Vedete che se io clicco qua non compare l'intestazione, però se io clicco qua, vedete che comprendo i simboli, cliccando qua posso fare lo zoom in. Questa cosa purtroppo, cioè, potevo fare anche leggermente meglio portando lo schermo un pochino più fuori, in modo tale da non creare collisioni con l'altro, però comunque sapendolo basta che andiate leggermente fuori dove c'è la rete. Il problema è che il testo, quindi se clicco sul testo, questo è il testo, adesso tolgo il blocco solo per vedere, vede che ha una sua, questo lo posso vedere solo io, comunque ha un certo ingombro, e se clicco all'interno di quell'ingombro appare lui e non l'immagine, quindi adesso lo rilocco, così rimane lì, e quindi avete praticamente il tutto. Ora, se non mi ricordo male, l'unico che c'è un video effettivamente funzionante è questo video qua, che è una specie di pianoforte, gli altri sono tutti silenziosi o quasi. E quindi questo è tutto per la dimostrazione di questo ambiente multimediale, facilissimo da costruire, dove possiamo mettere tutto ciò che vogliamo, partendo da appunto da video, storie del cinema, documenti PDF, e qui c'è appunto un documento che stavo preparando per una cosa che si chiama AI Challenge, che in realtà non è attinente alla mostra, ma era soltanto per farvi vedere come potrebbe apparire. Qui metterò probabilmente un po' di materiale più attinente fra poco. Questo è tutto, grazie.